partigiana, me l'ha insegnato. Il vero nemico è il patriarcato. La nonna partigiana me l'ha insegnato. Il vero nemico è il patriarcato. La nonna partigiana me l'ha insegnato. Il vero nemico è il patriarcato. Oggi siamo qui a protestare perché una professoressa ha, diciamo, apostrofato una ragazza con dei termini poco, diciamo, non accettabili, solo perché indossava un top che le scopriva la pancia. Diciamo, le ha chiesto se stava sulla salaria per indicare il fatto che fosse vestita come una prostituta, e questo noi lo troviamo molto inaccettabile come cosa, perché non è sicuramente una pancia scoperta o un vestito che definisce la persona che è davanti. Inoltre anche il fatto che lei fosse una ragazza ha condizionato il suo pensiero, perché se si fosse trovata davanti un maschio sicuramente non gli avrebbe detto questa cosa, ma piuttosto gli avrebbe chiesto se si trovava in spiaggia, e per questo appunto, diciamo, la componente del sesso è molto importante, perché se fosse stato un maschio sicuramente non avrebbe detto questa cosa. E quindi noi vogliamo che sostanzialmente la professoressa chieda scusa all'alunna, e in più vogliamo anche una rivoluzione del dress code, perché sicuramente non è una spallina fuori posto, un ombelico di fuori o anche un jeans strappato addirittura che può condizionare il nostro apprendimento scolastico. A me è successo moltissime volte di essere stata ripresa perché magari una maglietta scopriva un po' le spalle, o perché avevo la canottiera, o anche per dei semplici leggings. Sono stata attaccata varie volte anche da più persone insieme, e boh, secondo me è assurda questa cosa. Beh, abbiamo pure provato a discuterci, ma dicono che appunto sono le regole della scuola e che vanno rispettate e basta. Purtroppo il fatto di essere primi nella classifica dei migliori licei non vuol dire che le regole all'interno siano giuste ed eque, perché comunque è un dress code che ormai è vecchio. Non è possibile che io non posso venire a scuola con dei jeans strappati minimamente, o con dei semplicissimi leggings che mi posso mettere anche in palestra, perché poi una bidella o una professoressa mi debba mandare addirittura dalla preside, perché secondo loro sono troppo scoperta e devo mettermi per forza una maglietta lunga, perché altrimenti non posso venire a scuola con dei leggings. Secondo me è una cosa assurda. Sì, abbiamo avuto anche con la dirigente passata, ma è un po' un discorso unilaterale, nel senso che noi mandiamo continuamente appelli alla preside, ma non vengono mai poi, diciamo, cioè non c'è una risposta che ci possa soddisfare. A volte non c'è proprio una risposta. Questo è un paradosso. Alla fine il lavoro è lo stesso, perché io che sono vestito così oggi nessuno mi ha detto ma che sei un gigolò. Questo è un problema, dobbiamo tutte metterci insieme e risolverlo per una società futura migliore, perché è inaccettabile continuare a vivere nel medioevo per certe persone. Tutti quanti dobbiamo andare avanti e adottare delle nuove idee più corrette, che possano portare a una società uguale, a una società senza differenze, a una società libera, dove tutti, tutte e tutte possono fare quello che gli pare col proprio corpo.